lavoro scopriamo come poter esprimerci, come poter vivere nella società e specialmente come trarre forza dalle difficoltà. E lavoro nasce da un momento super difficile di vita, quindi si parla di Stati Uniti, quindi anni 60, 70, 80, il razzismo quindi omosessuale. E all'interno della comunità LGBTQ, queer, latinoamericana, afroamericana, e negli Stati Uniti lì il termine ballroom scene, quindi in una stanza si festeggia, ok? E la ballroom nasce ovviamente da un contesto e specialmente da una necessità fondamentale che era quella di essere riconosciute dalla società e non essere prese come scherzo della vita. E c'erano persone che venivano cacciate dalle proprie famiglie, c'erano persone violentate, c'erano persone aggredite per strada. Esattamente, nel lavoro non ci sono tanti aspetti della comunità. Lieve filo di disagio per alcune cose che noi facciamo nel grande lavoro. Il commento a sproposito con l'amico. Perché? Perché una ragazza ha un bel seno e in quel momento ha fatto una categoria dove doveva mostrare il proprio fisico. La verità è che abbiamo donne etero, donne cis, abbiamo basta. E ripeto, a mio parere, e parlo di mio parere personale, io sono pronto a mettere in discussione l'uomo eterosessuale, perché per me l'uomo eterosessuale non esiste più. Il concetto di uomo eterosessuale con il quale io ho vissuto non esiste più, ok? No, perché non lo so, non apro la porta alla donna, perché la donna deve cominciare a cucinare. No, non è questo l'uomo adesso. L'uomo effettivamente si è, come dire, asceso di un gradino per mettersi in discussione, ma non è comunque una discussione che, ok, tipo, è una cosa che la comunità ha ritrovato la necessità di cui approfondire. Quindi noi abbiamo iniziato a parlare, tutto dire da poco, ma da poco, la lotta che ci è arrivata, però è perché l'evoluzione ci ha portato a definire anche di poco il proprio, come dire, il proprio quotidiano. It's a dip.